Questo video non posso non iniziarlo condividendo con voi un dubbio che ancora non sono riuscito a risolvere guardando quantomeno le macchine da fermo, e cioè che bisogno c'era della Taigo quando già nella gamma Volkswagen esiste la T-Roc. È inutile negarlo, guardandole non solo superficialmente ma anche studiandole abbastanza approfonditamente, ci sono diverse somiglianze, a partire proprio dall'andamento della linea del tetto e dall'inclinazione dell'1.8. La Taigo, l'ultima arrivata, quella che sto guidando, tra le due è quella più sportiva, nel senso che l'inclinazione dell'1.8 è leggermente più accentuata, il che sommato alla lunghezza di 3 cm superiore dà una forma decisamente più slanciata alla Taigo rispetto appunto a quella della T-Roc. Resta il fatto che mi metto nei panni del potenziale cliente Volkswagen che si reca in un concessionario, vede Taigo e T-Roc vicine e in effetti potrebbe essere portato a chiedersi perché una o perché l'altra, e probabilmente al di là delle differenze estetiche la differenza la farà poi l'offerta commerciale, quindi i prezzi e le dotazioni, ma su quello ci arriveremo dopo. Ho fatto cenno prima alle dimensioni: 4,23 m di lunghezza per la T-Roc, 4,26 per la Taigo. La T-Roc è però più larga di 6 cm, 1,82 contro 1,76, ed è più alta di 6 cm, comprese le barre longitudinali sul tetto. In generale, al primo colpo d'occhio, la Taigo risulta più distesa, più coupé appunto. E per chiudere il discorso sul design, il frontale delle due auto è molto simile, mentre dietro la Taigo è una fascia unica che fa molto di cross. Quale delle due è la migliore? Impossibile da dire. Se siete indecisi, non vi resta che andare in concessionaria Volkswagen e vederla da vicino. Se fuori, pur assomigliandosi molto, Taigo e T-Roc hanno ciascuna la propria personalità, beh, internamente le somiglianze sono persino più strette. Ovviamente lo si vede nell'impostazione della plancia, nella componentistica che è condivisa, e non solo ovviamente tra Taigo e T-Roc, ma anche fra molte auto del gruppo Volkswagen, da Skoda, da Audi, passando appunto per Seat, Cupra e Volkswagen stessa. E quindi il feeling è quello di trovarsi appunto su un'auto del gruppo. Nello specifico l'impostazione della plancia è molto simile a quella della T-Roc, con la T-Roc che però ha un po' più di libertà, diciamo, dal punto di vista dei colori. La fascia centrale della plancia è anche con le versioni di lancio all'inizio della comunicazione della T-Roc era stata appunto presentata con queste fasce molto colorate. Tornando alla Taigo, il display davanti agli occhi del guidatore, il display personalizzabile che sostituisce la strumentazione classica con le lancette, è sempre di serie. In questo contesto di modernità stupiscono, anche se non creano nessun problema, due dettagli soprattutto che invece sono un po' indietro, diciamo. Uno è la classica chiave con il blocchetto sul piantone dello sterzo, e probabilmente qui qualcuno di voi dirà: ma benvenuto, non amo i tasti e le complicazioni o comunque le soluzioni fini a se stesse, e con tanto di chiave anche vecchio stile, quindi con il ferro, diciamo, che esce a molla, e poi la leva del freno a mano vecchio stile, quindi non c'è il classico tasto ma appunto una normalissima leva. Buoni i materiali, la parte superiore della plancia è rivestita con una plastica morbida, i pannelli e le portiere non altrettanto, ma sono economie di scala che tutto sommato, economie produttive che tutto sommato ci stanno, e la sensazione comunque che si respira a bordo della Taigo è sia di modernità sia di cura per la qualità, anche se non maniacale, ma ripeto, rispetto al livello di prezzo e la categoria in cui si inserisce questa macchina va più che bene così. Capitolo infotainment. La Taigo offre strumentazione digitale sempre di serie, mentre il display al centro della plancia può avere una diagonale che va da 6,5 a 8 pollici per il Discover Media, mentre da 9,2 pollici con l'infotainment top di gamma, il Discover Pro. Nel complesso, navigare tra le varie funzioni è facile, veloce e intuitivo, come su tutti gli altri modelli del gruppo. Ah, tra le cose che risultano un filo superate, ci metto anche la leva del cambio automatico, grande, alta, di tipo tradizionale. Per capirci, il piccolo selettore come quello di Golf 8 e Skoda Octavia è decisamente più moderno, oltre a liberare spazio nel tunnel fra i sedili.
Per quello che riguarda l'abitabilità posteriore, non vi fate ingannare dall'andamento del tetto che avete visto e di cui vi ho parlato, perché nella Taigo c'è molto spazio. Sopra la testa, io sono alto 1,82 m, ci sono 4, anche 5 dita. Davanti alle ginocchia ho 2 dita, anche in questo caso, e nella parte centrale, dove lo schienale è leggermente scavato, anche di più. E il sedile è alla pari del sedile del guidatore, regolato sulla mia posizione. Questo significa che 4 adulti più alti della media e più alti anche di me, quindi fino al 1,85 m, 1,86 m circa, direi, viaggiano comodamente. Non avrebbe senso invece pretendere che anche una terza persona di pari dimensioni possa stare qua in mezzo, perché non ci si deve dimenticare che, per quanto SUV, è un B-SUV, quindi appunto nella scala degli sport utility è uno tra i più piccoli. Per quello che riguarda le piccole e grandi, attenzioni per chi è seduto dietro, c'è questa plafoniera centrale, c'è un gancetto per appendere gli abiti qui. Su questa versione non c'è la maniglia per appendersi, ma credo dipenda dalla presenza del tetto panoramico, anche se è un tetto panoramico di quelli corti, diciamo, non arriva fino alla parte posteriore. Ci sono 2 prese USB di tipo C, quelle sì, peccato invece che manchino le bocchette da aerazione. 2 prese USB-C che si vanno ad aggiungere alle 2 davanti. Per quello che riguarda i materiali, anche in questo caso torniamo al discorso di prima, alla fascia di prezzo di questa auto. E quindi le plastiche che rivestono sia la parte superiore che quella inferiore delle portiere non sono di ottimo livello, sono più robuste che ricercate, mettiamola così. Se si parla di bagagliaio, vince la T-Roc, anche se di pochissimo, 445 litri contro 438. Ma se la T-Roc la scegliete a trazione integrale, allora la capienza cala a 392 litri. Ovviamente quelli che vi ho appena detto sono i numeri relativi alla configurazione 5 posti. L'aspetto che mi convince senza dubbio di più della Taigo è la sua dinamica, nel senso che è un ottimo compromesso, come del resto ci si aspetta da una Volkswagen, tra il comfort e il piacere di guida. Nulla di sensazionale per quello che riguarda le risposte dello sterzo, dell'assetto, né da quello del motore, ma del resto 1000 turbo 3 cilindri da 110 cavalli votato prima di tutto all'economia di esercizio. Ma torniamo alle sensazioni di guida. Dicevo, sterzo e assetto sono ben accordati per restituire delle sensazioni di guida piacevoli senza essere esasperate. Per quello che riguarda il comfort delle sospensioni, anche le connessioni più secche non generano quasi mai scossoni. Questo capita soltanto quando la buca è davvero profonda, ma direi che succede con qualsiasi auto. E invece sugli avvallamenti e su qualsiasi altro genere di asperità, anche questo genere di strade molto sconnesse e irregolari, la Taigo rimane molto piatta e sempre ben controllata. Vi ho accennato prima del motore. Da un 1.3 cilindri ci si aspettano forti vibrazioni. In realtà questo non accade più ormai da tempo, soprattutto con i motori migliori, e il 3 cilindri della casa tedesca è sicuramente fra questi, nel senso che appunto che sia un 3 cilindri lo si percepisce soltanto sopra ai 4.500 giri e con il pedale del gas completamente affondato, ma lo si percepisce soltanto per il timbro abbastanza metallico che produce, di certo non per le vibrazioni, né ai bassi né agli alti regimi. Nulla da dire poi riguardo al cambio di ESG, lo conosciamo benissimo, è molto rapido ovviamente nei passaggi di marcia in quanto tale, cioè in quanto doppia frizione, ed è anche capace di capire istante per istante che rapporto selezionare per dare la risposta giusta al momento giusto. Per tornare al punto iniziale, quindi Taigo o T-Roc, lo ammetto, io una risposta chiara e netta non ce l'ho. In questa prima presa di contatto quello che ho percepito è una maggiore sportività della Taigo, detto che comunque non si tratta certamente di una macchina sportiva, né lo vuole essere, però appunto la carrozzeria più bassa le dà un carattere sia visivo, diciamo, sia estetico, ma anche proprio a livello di sensazione di guida un po' più dinamico rispetto a quello della T-Roc. Però dal punto di vista invece del cliente che si reca appunto nella concessionaria Volkswagen, la vera differenza tra le due sta nel fatto che la T-Roc si può avere anche a trazione integrale e anche con il turbo diesel, due opzioni che invece non sono disponibili per la Taigo.
Vi dicevo prima che l'ago della bilancia può andare dalla parte della T-Roc o della Taigo anche in base al listino. Beh, la nuova arrivata, a parità di motore e allestimento, costa dai 2.500 ai 3.000 euro in meno della T-Roc. E per allargare il discorso non posso non menzionare modelli di altri marchi come la Toyota Yaris Cross e la Ford Puma. Le prime due che mi vengono in mente innanzitutto perché sono le più vendute del segmento in Italia e poi perché a loro volta hanno forme vagamente da coupé. Beh, la Taigo è proposta negli allestimenti Life ed Airline, con motore 1000 3 cilindri a benzina declinato nella potenza di 95 e 110 cavalli. E poi c'è anche il 4 cilindri 1005, sempre turbo benzina, da 150 cavalli, che si può avere solo con l'automatico DSG a 7 rapporti. I prezzi vanno dai 22.600 euro della Life con il 1000 da 95 cavalli e cambio manuale, ai 28.850 euro della 1005 TSI da 110 cavalli con cambio automatico. Costa 25.250 euro la 110 cavalli Life, 27.350 euro la versione Airline con il cambio DSG.